Una sconfitta che brucia tantissimo i marsicani, che pagano a caro prezzo tutti i propri errori, soprattutto quelli commessi nel corso di un primo tempo giocato malissimo, come quest'anno ancora non si era visto nel palestrone di Via Pereto. Un inizio di partita molle e con scarsa cattiveria agonistica ha permesso ai teatini di portarsi sul 3-0 e da lì in poi agli ospiti è bastato controllare l'incontro per limitare i danni e tornare a casa con tre punti importantissimi per la classifica. Fenice che inizia con Bonari in porta e poi Crescimbello, Marianetti, Della Rocca e Di Nicola. Per gli ospiti troviamo Ambrosini tra i pali e in mezzo al campo Paludi, Di Nardo, Di Millo e Galliani. Un appoggio di Marianetti per Di Nicola che arriva con un attimo di ritardo fa da prologo al vantaggio della Minerva, firmato da Galliani che sulla destra riceve, controlla, si gira e fa secco Bonari verso il secondo palo. Passano solo 40 secondi e il Chieti raddoppia con un'azione quasi simile alla precedente. Stavolta la firma è di Galliani che sorprende un Bonari in giornata di scarsa vena con il diagonale che abbiamo appena visto. Occasione per i locali al nono con questo suggerimento di Sannito che manda la palla a sfilare sotto il naso di Di Nicola per finire poi al lato dalla parte opposta. Al quarto d'ora c'è un contropiede ospite che costringe Bonari a uscire a metà campo. Poi il portiere forse subisce fallo, così come Antonio Sante sul successivo intervento ospite. Ma gli arbitri giudicano tutto regolare e poi la Minerva si mangia letteralmente il 3-0. 3-0 che però arriva 10 minuti dopo, quando sugli sviluppi di un corner Di Nardo beffa nuovamente Bonari, che pure appare piazzato sulla traiettoria del pallone. Fenice che attacca in prevalenza e ospiti che agiscono in contropiede e colpiscono il palo con Di Nardo al 25esimo. E la prima frazione si chiude con l'occasione mancata da Marianetti che mette a lato con tutta la porta a disposizione. A seguire l'espulsione di Sannito che priva la Fenice di una pedina forse determinante per cercare di recuperare lo svantaggio. E passiamo alla ripresa. Si ricomincia al freddo perché l'impianto di riscaldamento, fuori uso ormai da un paio di settimane, continua a non funzionare, così come evidentemente non sta funzionando oggi il bravo Bonari, che lascia il posto a Conti. Al secondo minuto Marianetti imbuca per Antonio Sante, che colpisce male e spreca l'opportunità. Sfortunato Della Rocca un minuto dopo, il suo destro dai 12 metri si stampa in pieno contro l'incrocio dei pali. Al settimo la Fenice accorcia le distanze. Antonio Sante mette in azione Marianetti che stavolta non sbaglia e sul suo tocco preciso la gara torna a riaprirsi. Minerva in difficoltà e marsicani che insistono e sfiorano il 2-3 quando Marianetti viene fermato in extremis da Paludi che rischia la propria incolumità fisica picchiando con violenza contro il montante. Gli avezzanesi ci credono e al 15esimo vanno ancora a segno. Della Rocca tira, un difensore respinge, ma il più lesto di tutti è Marianetti che carica il destro e mette in fondo al sacco. 3 minuti più avanti Marianetti ruba palla, avanza e apre in direzione di Della Rocca che a porta praticamente vuota, manca la rete nel modo che vediamo. E mentre in panchina Renzi si strappa i capelli per la disperazione, su azione di contropiede la Minerva realizza il quarto gol. La rete porta la firma di Galliani che va via sulla fascia e mette dentro sull'uscita di Conti. La reazione dei padroni di casa porta Marianetti a ridare nuove speranze ai suoi. Il celanese imposta e conclude imparabilmente sotto la traversa. Il forcing finale dei marsicani, che sbagliano anche 3 tiri liberi da 10 metri, produce soltanto un palo di Di Nicola che va a calciare il pallone della speranza per un fallo commesso a metà campo, ma anche stavolta il palo nega alla Fenice la rete del possibile pareggio.